Ebbene, amici fratelli della congrega, da parecchio non realizzavo un video così, in solitaria. Loneliness, God's lonely serata di Halloween, avete festeggiato e sono uscito per spaventare le persone, per terrorizzarle. Io, uomo che subì qualcosa di esiziale, uomo cicatriziale, manicomiale, cimiteriale. Avete presente la scena dell'indiano? Proprio nell'incipit mostrataci all'inizio, anche a fare la posta del trailer. Adesso i trailer seguono un ordine cronologico, no? Anche se quell'espressione di De Niro assomiglia più a una pandemia, non si riferisce alla domanda di Jesse Plemons alias Tom White. Dicevo, di chi è questo libro? No, domanda di Caprio all'indiano. Che soffre di melanconie, come Travis, non travisate. Io a volte sono euforico. Di chi è questa terra? È mia. E di chi è il libro Robert De Niro l'Intoccabile? È mio. È il libro su Carpenter, Prince of Darkness, naturalmente recensito anche a lui, La notte delle streghe. Vi metto il link in description. È mio. Io assomiglio a scemo e più scemo. Già realizzai qualcosa in merito a questa no, che adesso ho aperto una rubrica. Falò. Vuole imitare me? Io imito De Niro. Comunque, ci conosciamo, abbiamo chattato qualche volta di un critico rinomato, attaccato per questa sua review. Avventate e scriteriate, non è cambiata a differenza di Mereghette il suo giudizio in cameretta? No. Così però si nota tutta la stemmiatura. Facciamo così. Si nota meno? Un po' sì, però. È stato bistrattato, è stato stroncato, allora? E allora se n'è risentito. Seguitemi. Qui compaiono tutti i banner pubblicitari, io bannato. Farò come Max Kelly. Imparerete che cosa vuol dire perdere. Sono un tipo, come dicono in meridione. Tagliate. Allora, De Niro, fra l'altro, ha sbottato. Adesso è stato incriminato, accusato di discriminazione sessuale nei confronti della sua segretaria. Allora, siete state ammesse, premesso, le parole testuali, lettere da sottoscritto, un grande letterato, uomini poco culturisti come Max Kelly e acculturati, io sono anarchista. Allora, c'è un film in sala che sta scatenando una sorta di guerra di religione. Ovviamente, Scorsese è fissato con la religione. Silence, Kundun, L'ultima tentazione di Cristo. E Watching You, eh? Ancora più ridicola oggi di ieri in relazione alla rottura di palle di queste pubblicità che mi distraggono. Allora iniziamo. Buona la prima, no. C'è un film in sala che sta scatenando. Toro scatenato, una sorta di guerra di secessione, no, di religione, ancora più ridicola oggi di ieri in relazione alle vere guerre di religione che appestano il nostro presente storico. Sarete calpestate come Frank Vincent di quei bravi ragazzi nella scena del pestaggio. Dentro la nicchia del nostro specifico filmico, Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese sta rappresentando quasi uno scontro di civiltà. Beh, non esageriamo, però ecco, qui stanno eccedendo con intelligente e flessibile. Non è molto elastico, diciamo, mentalmente, questo è l'ho. Olè. Chi lo considera un capolavoro anni luce avanti al... No, così non si può andare avanti, però con tutta questa pubblicità, ecco. Chi lo considera un capolavoro anni luce, cioè, devo accendere la luce.
Ci sta, ci sta. Chi lo considera un capolavoro anni luce avanti, altre opere, ma perché è scritto male, altre opere delle contemporaneità, della contemporaneità, signora Lo, chi solo un brutto film da parte di un grande regista, chi addirittura sostiene che chi non lo ama, però non sa scrivere questo, virgola, o peggio perché la virgola prima della O, allora, O. Ancora chi non lo capisce, tra virgolette, non può parlare, non può poi parlare di cinema, però basta, Hyundai, mamma mia. Oh, idiozia sesquipedale degna di Marvel non è cinema, virgola, non può fare critica cinematografica. Quasi commovente. Ora che il cinema ha perso la centralità di un tempo dentro la nostra società occidentale, che tornino certi toni iperbolici. Sono degli sfottò, allora, dai. Oppure oggi bisogna volutamente alzare il volume della radio per attirare l'attenzione di qualcuno. Il film è passato in anteprima mondiale al Festival di Cannes 2023, 2023, il giorno 20 maggio 2023. Allora, ha scritto Festival di Cannes 2023, c'era bisogno di ribadire l'anno, il giorno 20 maggio. Allora, ha ricevuto 9 minuti di applausi, standing ovation, attualmente al 93, 93%. Io le schiafferei un pomodoro Rotten Tomatoes 89/100 su Metacritic. In Italia in 10 giorni già incassato, vabbè, nonostante 206 minuti di lunghezza. Comunque, se volete vederla, io ce l'ho di 34, 30, no, no, di più. Centimetri. Si parla già di titolo forte agli Oscar 2024, dove Lily Gladstone pare in pole position come miglior attrice protagonista. Allora sostiene che vincerà Emma Stone. Ma perché non Carey Mulligan di Maestro? Molto struggente, toccante la sua interpretazione. Ora, visto l'altro gradimento, sbagliato, no? L'altro gradimento, allora non sbaglio io, è che questo pezzo è scritto un po' alla cazzo, ecco. Fin dai tempi di Cannes, davvero non si capiscono astio e nervosismo da parte dei lovers, ma perché la virgola? Astio e nervosismo senza virgola, no. Da parte dei lovers, di Killers of the Flower Moon, virgola, ma perché tutte queste virgole? Nei confronti dei pochi, per non dire pochissimi, e no, e qui ci voleva la virgola, allora, nei confronti dei pochi, per non dire pochissimi, virgola, haters, perché? Conoscete l'italiano? Se avesse scritto nei confronti dei pochi, haters, allora non ci voleva la virgola. Ma visto che diceva per il vis, ha voluto utilizzare questo superlativo per sminuire ancora di più. Ecco. Allora, la valenza di ciò che non è valente, haters del film. Punto come chi scrive. E non siamo in un libro minimalista e neanche massimalista come deve forse Wallace. Questo punto come chi scrive non sta bene. Lo può scrivere il più grande scrittore del mondo, Charles Dickens, Mark Twain, citati da Robert De Niro e Bill Flynn. Lo può scrivere Nick Flynn, quello scrittore. Poi c'è stata la trasposizione a cura di Paul Weitz, Bill Flynn, Diana Bush Knight in Sex City. Un'altra notte di cazzate in questo scrive. Contraddizione è quella che individua Cilly Shepherd nei panni dell'attivista politica Betsy Robert De Niro, che incarna Travis Bickle nel capolavoro di Martin Scorsese Taxi Driver. Almeno questo, capolavoro, allora. Noi la ravvisiamo già nei primi minuti Killers of the Flower Moon, 26esimo film del regista di Taxi Driver. Ma perché deve ribadire, allora? Non lo sanno pure i bambini che Taxi Driver di Scorsese. Poi stiamo parlando di Scorsese, allora. Discorsi sono troppo discorsivi. Stavo presentato fuori concorso al Festival di Cannes 2023, a rate, come dico il Meridione, per dire di nuovo. Abbiamo capito, allora. Ora in sala e in futuro disponibile in streaming, disponibile in streaming su Apple TV. Più. Su Apple TV. E basta. Allora. Vediamo i vecchi, saggi, anche tu però dovresti leggere il mio saggio
della tribù, vabbè, avanti. Dopo tutta questa mestizia e de profundis di una comunità già in depressione acuta al funerale di se stessa. Ecco, allora qui è bravo, perché molti scrivono, i maestri vi correggerebbero, di sé a sé con l'accento, se stesso non ci vuole l'accento, no, è convenzione non utilizzarlo, ma in realtà è sbagliato. Quindi ci ha preso, azzeccatalo, di se stesso. Vedeva improvvisamente ballare giulivi, una serie di oche giulive, no, di membri osegge, sotto cascate di petrolio appena eruttato dalle Great Plains nordamericane, specificatamente nell'Oklahoma. È come se ciò che abbiamo appena visto con la cerimonia funebre non abbia più alcun valore e significato 2 secondi dopo attraverso il montaggio contraddittorio di Thelma Schumacher. All'inizio del film, i nativi hanno trovato l'oro. Delle iene verranno da tutte le parti per sgraffignare le loro ricchezze. Alla fine, Iena Flisker, a proposito di John Carpenter, Funeral of New York, Gangs of New York, chiamami Snake Flisker. Loro, i nativi, sono moritori e poi incomprensibilmente ballerini in slow motion sotto il petrolio. Poi di nuovo tristissimi, pronti a farsi uccidere come niente fosse. Mi piace le mie forze. E lo scrittore Herman Hesse e quel regista Bob Fosse. Basta adesso. Senza che ci sia mai un momento di approfondimento di questi umori alterni, e anche io sono morale. Ho cambiamenti, diciamo, d'umore, come il tempo. Il tempo cambia. In questi giorni, prima pioggia, poi il sole, escursioni termiche. Ma, come dice De Niro, Max Cady, a Nick Nolte, Sam Brown, ma che cosa la porta qui? Il clima? Allora, senza che ci sia mai un momento di approfondimento della loro collettività. Mi piace questa collettività. Allora, se non sono già pericolose contraddizioni cinematografiche queste, non sappiamo cos'altro a livello di struttura possa penalizzare l'identità ideologica di un film su uno sterminio dove gli sterminati quasi lo accettano e poi ci sono le accette, quelle che fanno lo scalpo. Come niente fosse, e basta con questo fosse. Va fossata questa lotta senza che il regista sia minimamente, perché poi lì ammazzava gli indiani e li buttava nelle fosse. Minimamente interessata a incunearsi, eccoli, in questa dolorosa incoerenza. Ma questo non sa scrivere proprio. Diciamo che Betty è molto più curiosa quando dico quella ragazza è così curiosa, no? Di capire la contraddizione di Travis. E Sibyl Shepherd era curioso di fare esperienze con Lupo. Eccolo lì, la porta nella sala da biliardi della Spicciu Show. E scopre, Jeff Bridges è pure il miglior amico. E allora questo è proprio la tocca. Fa bene venire in Taxi Driver a portarla al cinema porno. Almeno fino alla scena al cinema porno. Che ho detto io? Non l'avevo manco letto sto pezzo. Io vado oltre. Io vedo oltre. Sono lungimirante. Talmente lungimirante che la gente voleva foto. Aveva scambiato un enfant prodigio come me. Alla maniera di Jodie Foster, per la mezza puttana, come Jodie Foster, che mi consigliavano il film, hai visto Il ladro di bambini, il film Le puttane? Oh, puttanoni, che cazzo pensava di avere a che fare, vi faccio un culo, così vi faccio, scemo e più scemo. E che faccio la pirla? Dopo un cinegiornale in cui i nativi di Osage si atteggiano come i bianchi tra macchie di sperma, no, ma macchine. Vestiti e status symbol. Qui è plurale però. Non va bene status symbol. Sarebbe come dire opuses, no? Qual è il plurale di status symbol? Status symbols. Vediamo arrivare tra loro. Hensburg, interpretato da DiCaprio. Mie capre. Occhi gonfi, denti marci. E fallo bene questo qua. Capello sudicio con righe in mezzo.
borse sotto gli occhi. Perché questo, vede, Sibyl Shepherd, non si vede mai niente, non si spogliava mai quella lì. No, venuto a spettacolo, scende dalla piscina, e lì ce l'ha di manino, pallore malaticcio, sguardo ebete, e succhia, succhia, no, e scucchia imperioso. Comunque, quel troione lì, il magnaccia, Harvey Keitel, taxi driver, sport, l'avrebbe interpretato per Abel Ferrara. Poi c'è la scena lì di Cristo, ecco, il cattivo tenente, poi va da quelle ragazze lì, vuole abusare di loro, abuso di potere, però è impotente, perché non se le scopa? Dai, fammi vedere, dai, fammi vedere come succhi il terzo, succhi, succhi, fammi vedere come succhi, succhi, succhi il terzo, dai, dai. Ma questo è un povero depravato, veramente? E scucchia imperioso. Per uno sketch da 3 minuti del Saturday Night Live può andare bene, per un film drammatico con intenti teoricamente politici di 206 minuti, questa macchietta che non vede nessuna macchia, io sono un uomo pulito, deambulante, risulta insopportabile e fastidioso, come il prodotto di uno studente di cinema inesperto che vuole sottolineare ogni secondo le sue intenzioni. Cioè, Ernest fa schifo perché ha paura che non passi il messaggio. Sarà il look, l'attitudine, i limiti del demenziale che DiCaprio sfoggerà per tutto il film. La sua interazione con De Niro ricorda il rapporto tra Jim Carrey e Jeff Daniels in Scemo e più scemo del 94. Molto preciso. L'abbiamo capito che il film è stato presentato nel 2023, 2023, 2023. Qui sono un po' anche alla Nanni Moretti, quando è stato stroncato il Sol deve venire da Alò. Il nostro film viene visto in 190 paesi, in 190 paesi, in 190 paesi, Sol dell'Avvenire. Ma come mai allora prima stroncò Treppiani, poi quando stroncò il Sol dell'Avvenire sostenne che Treppiani è quasi un capolavoro? Allora, dai, non fare lo scemo e più scemo, eh. Dei fratelli Farrelly, quella di DiCaprio è una prova di monotonia interpretativa, no? Di monotona insistenza sul quoziente intellettivo basso e lordume del suo personaggio, ironia basica. A Lercio Ernest piacciono le donne che si lavano, perché devono piacere quelle che puzzano e non si lavano. Ma attenzione, Ernest nell'ottica scorsesiana è più scemo che immorale, si può dire. E già questa è una bella giustificazione del regista nei confronti del suo protagonista. Ernest è il nipote tonto, ex cuoco nella Grande Guerra, del politico locale William Hale, Robert De Niro, anche lui col smorfio onnipresente per 206 minuti. No, scompare prima della fine comunque. Puoi chiamarmi zio oppure re, dirà Hale Burkhardt all'inizio del film, ambientato nel 1919. 1919, qui ci vuole la ripetizione, 19, 19, mentre no, 2023, 2023, 2023, e già hai capito tutto, seguirà complicità tra i due, lunga quasi 4 ore, ma come? Prima ha ribadito 206 minuti, per arrivare a 240, manca circa mezz'ora, no. Tra truffe e ammazzamenti contro i nativi della contea di Osage in questi Stati Uniti, dove il Far West è stato sostituito da un'associazione a delinquere amministrata Hale con il fine ultimo di sterminare gli autoctoni dell'Oklahoma. Come se Cosa Nostra e Adolf Hitler si fossero alleati. Furto e genocidio insieme, come? Come? Ma è tratto da un libro inchiesta. Questo se l'è chiesto, allò. Attraverso uccisioni, ruberie, appropriazione di possedimenti e beni via matrimoni combinati per far ereditare tutto il denaro dei ricchi indigeni, scusate, agli scagnozzi scelti da Hale per sposare il loro signore. Uno di questi è Ernest che incontrerà Molly. Questa ha letto, comunque cicciona, questa, le molla. Le molle del letto, reggono. Che fra l'altro, Molly. Molla e DiCaprio quando, questa qua figlia, sta sempre, poi si ammala, quando lei sta sotto DiCaprio, che è un po' appesantito adesso, un po' dimagrito per questo film, però un po' di pancetta ce l'ha, lì le molle del letto non reggono. Quando Lily Gladstone entra in scena con una nativa, ma poi dice un sacco di stronzetta, no? Arriviamo alla fine. Gli indiani sono ricchi, anche sarcastici, ma elementari da raggirare.
Questo è sempre un enorme problema che Scorsese non risolve mai partendo da quella contraddizione iniziale. Perché accetta di farsi fare? Di farsi fare, bruttissimo italiano, farsi fare fuori così facilmente. Questa coppia di soldi fa parte del loro percorso sulla terra, il rito funereo iniziale, il funereo rito iniziale, perché questi due aggettivi, funereo iniziale, stanno male, no? Della pipa da seppellire, Scorsese insieme al cosceneggiatore Eric Roth non dà mai profondità storica o antropologica alla sua pellicola, ne viene pertanto fuori il solito inno scorsesiano, già non ammirato in quei bravi ragazzi. Quando stroncò The Irishman, e stroncò anche Silence, questo, sostenne che Quei bravi ragazzi è un capolavoro. Già non ammirato in Quei bravi ragazzi, e The Irishman. Ancora più immorale perché è camuffato dentro una cornice da film finto progressista al testosterone distruttivo dei gangster, dei criminali. Un papiro, però. Ecco, ma è probabile che per l'Academy tutto questo possa bastare per dare un colpo al cerchio, una botta in serie Killers of the Flower Moon e i suoi finanziatori nella notte delle stelle accanto ai nettamente superiori povere creature Oppenheimer o Barbie. Anzi, e Barbie? Scorsese può rimanere un maestro. Killers of the Flower Moon, ecco, può rimanere un maestro, virgola, perché la virgola prima della E, e Killers of the Flower Moon può essere un brutto film, e non c'entra niente la durata. Nel caso di Killers of the Flower Moon, sorretta da colonna sonora a tappeto, pedissequa, pedissequa, sì. Asfissiante di Robbie Robertson, ma poveretto, è morto. Tra l'altro, non ha mai vinto l'Oscar. Candidatelo, vai. Già dopo 30 minuti il film l'hai già visto tutto e non è che sia un granché. Pensiamo che si possa sostenere questa tesi e fare il critico cinematografico. Ci sentiamo degli idioti a scrivere questa ovvietà, ma i tempi del dibattito cinematografico, specie sui social, è così basso. Gli scorsesiani, perché con la S maiuscola? No, Scorsese, ma scorsesiani no, non ci vuole la S, sono così ansimanti e aggressivi. Virgola, che non ci si può estraniare da questa ridicola lotta e quindi ribadire l'essenzialità del dissenso rispetto a chi pensa di avere la verità in tasca e scatena ridicole guerre di religione sulla settima arte. Pertanto, viva Scorsese! E abbasso il suo 26esimo lungometraggio, virgola, che speriamo non sia il suo ultimo, senza mai dimenticare che i film Marvel sono cinema. Mamma mia, sto male, sto male. Ecco, vi ricordate il grande Nanni Moretti, il caro diario? Non so chi abbia. Grande, Nanni Moretti, non è che mi piace tantissimo. Chi ha parlato bene di Henry, chi ha parlato male di Killers del Flower Moon, sarà affetto dalla malattia dell'ombroso. Ora, chi scrive questa roba prima di andare a letto ha qualche senso di colpa, qualche rimorso? Eh? Ce l'ha? Io non voglio vantarmi. Nulla, io non sono nessuno, come sosteneva Totò, niente, no, nessuno è niente, la felicità non esiste, però a leggere pezzi così, prima di andare a letto nella notte delle streghe, ecco perché poi sognate Michael Myers di Halloween, avete gli incubi, è tornato Michael Myers, invece è ritornato il falò in gran forma. Ecco, voglio anche interpretare Freddy Krueger dal profondo della notte, Nightmare. Ecco, meglio la mia vita da grande Lebowski, da Charles Bukowski della critica.
Parafrasando il grande Jeff Bridges di The Big Lebowski, allora, questo è un brutto trip,